descrizione di Isabella con questa arpa da concerto, grazie alla ditta Salvi di Cuneo che ha portato questa arpa da concerto spettacolare. Andiamo alla sezione archi. Più di 30 partecipanti, più di 30 candidati provenienti da vari paesi esteri, quindi questa sezione ha avuto un successo in giro per tutta l'Europa. E sono arrivati da tantissimi paesi, e questo è un altro vanto di questa 37esima edizione. I commissari sono il presidente Milton Masciadri dell'Università della Georgia degli Stati Uniti, Giorgio Petrusi e Guido Parma, salirà a premiare il direttore Christian Coccolicchio. Prima categoria, votazione 96 su 100. Kaiser Denise. Prima categoria B, votazione 96,5 su 100, Langer Juliana. Abbiamo un pari merito per la categoria C, con un voto di 97 su 100, Eppendorf Ferdinand e Preuss Darius. Nessun premio purtroppo per la categoria D, andiamo alla categoria E, primo assoluto con 99 su 100, Kerkezos Andreas. Infine l'ultimo da premiare per la sezione archi, primo categoria F con 96 su 100, Deusch Nathan. Intero palcoscenico dedicato a questa sezione archi che viene premiata per questa 37esima edizione. Eccoli qua, questi meravigliosi ragazzi che sono aggiudicato il momento di salire su questo palcoscenico e di ricevere dal direttore le congratulazioni. Si ferma per la sua esibizione, Andreas.
Andreas, c'è da sottolineare una cosa: Andreas arriva da Atene e ha avuto un po' di problemi con il volo, è arrivato senza dormire per fare il concorso, quindi non ha nemmeno dormito, poveretto, ha vinto e ha portato a casa. Complimenti Andreas, davvero, per questa tua dote meravigliosa che hai. A Stresa, si sa, c'è la forte tradizione di portare qui sul Lago Maggiore, soprattutto a Stresa, i grandi chitarristi. Si sono esibiti da queste parti Andreas Segovia negli anni 70 e il grandissimo chitarrista scozzese numero uno al mondo David Russell, e adesso tocca proprio la sezione chitarra che, grazie al fatto che grandissimi artisti si sono esibiti qui, risente molto di questa presenza che hanno suonato in questo meraviglioso palazzo dei congressi. I commissari: Maurio Bonelli, presidente, Bruno Giuffredi e Marco Ramelli, e rappresentante della sezione, Mauro Bonelli, proprio il presidente, eccolo qua. Buonasera. Sarà lui ad avere il piacere e l'onore di consegnare i premi a questi ragazzi. Primo assoluto, categoria A, voto 99 su 100, Varvara Malseva. Ricordo poi che all'uscita troverete le votazioni di tutti, passeranno le votazioni di tutti, poi all'uscita troverete i voti di tutti. Primo assoluto, categoria B, voto 100 su 100, Kirill Abdulov. Per la categoria C nessun premio. Categoria D, abbiamo un pari merito, 97 su 100. In categoria D, pari merito tra Romano Jacopo e Tritto Edoardo.
abbiamo solo un rappresentante dei due primi meriti. Categoria E, voto 96 su 100, Biguzzi Lorenzo. E ultima categoria da premiare per la chitarra, categoria F, anche qua siamo il massimo, 100 su 100, assoluto per Vitali William. Eccoli qua. Tutti insieme con il presidente Mauro Bonelli, che ha stretto la mano ad uno di questi ragazzi che hanno portato la maestria con la loro chitarra qui a questa 37esima edizione. Quindi abbiamo due assoluti a 100-100, li facciamo esibire ambedue. Dobbiamo goderceli ambedue questi ragazzi, sia Kirill Abdulov e Vitali William, che suoneranno per noi, si esibiranno per noi dopo ovviamente aver vinto questa sezione della chitarra, che abbiamo già raccontato essere davvero notevole, di belle presenze, di grandi concerti proprio in questo spettacolare posto al Palazzo Congressi di Stresa. Thank you.
Thank you.